a un film che ci ha meravigliato per la fiducia che ha nel cinema. Auguri! Thank you very much! Mister bla bla bla. Perché, perché la scelta di bla bla bla? Beh, io circa 35 anni fa, siccome conoscevo nell'ambiente dello spettacolo il direttore della RAI, non faccio il nome, e quindi andavo spesso a Sanremo, quando all'epoca c'era il Palarock, non so se ti ricordi, sì, con Joe Cocker, Barry White, tutti questi personaggi. E dico, ma io mi piace fare queste cose, sì, mi piace lo spettacolo. Perché non mi invento un programma, mi compro una telecamerina, la telecamera, così all'epoca costava pure soldi, e praticamente mi comprai una telecamera, era quella VHS, e partì per Sanremo, e mentre stavo con la macchina, ma che ci metto come il titolo sopra? Chiacchiere, bla bla bla, non solo chiacchiere, ma via, è partito questo nome qua. Siccome avevo possibilità, che gli altri non avevano, di entrare nei camerini della radio, e facciamo delle interviste, dopo la prima puntata un'audience da paura, e sono circa 35 anni che faccio questo programma, adesso sta sul Europa TV, Supernova, Canale Zero, sono stato su Sky, Sicilia International e 7 TV. Adesso un canale siciliano che da poco, purtroppo per i fondi, non trasmette più. Comunque sono sui YouTube, sui network, si chiama bla 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 web TV. Sì, in effetti è molto carino questa scelta del bla bla bla. E abbiamo circa, siccome 40.000 ascolti in tutto il mondo, quindi dalla Cina, Giappone, America, Arabi, un sacco. Praticamente sto riscuotendo un ascolto, perché ho circa 2-3 mila puntate, lo sto mettendo su network che vanno adesso. Quest'anno quindi... però non sei venuto munito di mezzi, di telecamere? Sì, io adesso ho la telecamerina, se tu la inquadri si trova sul tavolo, la vedi qua, ti faccio vedere il microfono. Sto rilassato, vedi, c'ho anche una ragazza che conduce, ecco, bla bla. Ecco bla bla bla, questo è un titolo che rimane sempre... alla storia, eccola qua. Ah, da diversi anni, perché ogni volta ci troviamo, ogni occasione è diversa, è occasione diversa. Abbiamo fatto uno scoop, qui non c'era, ti cercavo, sì, dico la verità, ti cercavo, ho venuto a cercarti, tu bevi sempre il Martini, però non c'eri, e per fare interviste, comunque l'ho fatta io, la prima volta che ho fatto interviste. Quali sono le interviste più incredibili che hai fatto e al quale anche nella tua memoria storica sei legato? Quelle 5-6 eccezionali che ti ricordi, che magari anche il pubblico ha apprezzato di più? Sì, sono state le prime, proprio in quel momento che gli ho detto a Sanremo, quando c'era il Palarock e ci stavano dei big proprio a livello mondiale. Ti parlo di Carlos Santana, ti parlo di Barry White, ecco, ti parlo di Bridge World, ti parlo di Deck, ti parlo di Joe Cocker. E poi tutti gli italiani, Ramazzotti, Venditti, Baglioni. Però tu sei più legato alla musica. Sì, sono molto legato alla musica, quindi sono 35 anni che faccio Sanremo, quindi questa è una cosa in più. Mi piace l'evento, quindi faccio 4-5 giorni qua, mi faccio una puntatina. Ecco, Sanremo ha perso un elemento che era una figura, diciamo, anche coloristica, anche un po' macchettista, era questo Giampiero, era questo soggetto con questa pancia, sì, il professore. Sì, Giampiero veniva sempre, quindi era un'istituzione, quindi quando non lo vediamo Giampiero io stavo preoccupato, perché stava sempre davanti a criticare, Poraccio dormiva, quindi dormiva sotto l'albergo, tutti gli eventi stava lui, quindi... E poi c'è quest'altra figura, marginale non,
anche Alessandro Cocco, che è un altro, io lo Cocco. Definisco un angolista, sono quei personaggi di contorno, sì, presenzialisti televisivi. Cocco lo conosco da anni, sei circa 20 anni pure il Cocco, quindi frequentava Sanremo, ci siamo conosciuti, lui aveva le stesse amicizie che avevo io, più o meno conosceva, era... E quindi adesso purtroppo il direttore della RAI e amici miei stanno in pensione, quindi io adesso sono come tutti gli altri, quindi non sono più favorito, però è meglio così. Bene, grazie al nostro mister bla bla bla. Grazie a te, e questa intervista ci tengo a rivederla, che è una delle prime che ho fatto, quindi non ho fatto mai interviste. Cioè, sono il primo che riesce in qualche modo a scovare qualche aspetto. Primo, quindi sei fortunato, diventi fortunato. Thank you.
Essere artisti vuol dire essere, comunque vuol dire lavorare per un proprio mestiere, e questo può essere realtà. Ugualmente, allo stesso modo, ci deve essere un
luogo di sperimentazione, è il motivo per il quale il MIPAC, l'ANICA, tutti quelli che hanno scelto di stare comunque vicino alla nostra iniziativa hanno deciso di sposarla, proprio perché vogliono aiutare quelli che sono dei giovani che magari non avrebbero avuto tante opportunità di farlo. Voglio aggiungere, visto che sono qui e comunque dopo parleranno, noi insomma siamo veramente felici che l'altro anno Ivan Silvestrini abbia vinto il nostro festival, perché lui con STAC ha veramente dato dimostrazione del fatto che si possono fare dei grandissimi e bellissimi prodotti che vanno oltre il nostro territorio, e anche questo è un altro elemento importante, l'internazionalizzazione, e lo ha fatto con un prodotto bellissimo. Oggi vediamo che lavora tantissimo e vabbè, poi vi racconterà insomma tutto quello che sta facendo. L'ultima cosa che vorrei chiedervi, molto semplice, molto banale, ma magari interessante per chi sta provando a fare questa carriera, è: dal vostro punto di vista, quali sono le caratteristiche vincenti di una web serie? Beh, forse due aspetti: la qualità per alcuni aspetti e la creatività, quindi ci sono anche prodotti con poco budget, ma sicuramente con un'idea geniale. Da lì si può capire il limite magari di investimento economico, ma dall'altra parte un grande potenziale di crescita. Dall'altra parte ovviamente la qualità fa anche la differenza. Oggi Under, lo vedremo tra poco, è una dimostrazione come si può ovviamente fare con un regista molto bravo, un'idea che funzioni, un prodotto numero uno. E aggiungiamo anche che la rete è veramente meritocratica, perché quello che abbiamo visto in questi due anni è che i prodotti belli vengono visti, i prodotti brutti non vengono visti, quindi è inutile ribellarsi a questo tipo di realtà, è inutile sbattere pugni e dire ma il mio prodotto è più bello, e alla fine siete all'interno di un meccanismo totalmente libero. E che cos'è che diventa virale? Cos'è che piace? Quello che va di bocca in bocca? Quello che qualcuno suggerisce all'amico? Ecco perché dico è veramente meritocratico. Oltretutto, quello che ci diciamo sempre con Maxi è che l'anno scorso comunque per noi era la prima esperienza, quindi molto umilmente abbiamo fatto dei tentativi sperando che fossero quelli giusti, però eravamo molto preoccupati dall'avere una giuria esageratamente qualificata per quelli che sono prodotti cinematografici e magari molto impreparata per quelli che erano dei prodotti web nativi. Quello che è successo è che invece alla fine hanno vinto proprio i prodotti oggettivamente più belli, quelli più visti, anche se loro effettivamente non conoscevano prima questi prodotti, perché le cose belle vengono riconosciute. E quindi per tutti quelli che hanno voglia di fare, insomma, io consiglio sperimentate, alla fine magari con la guarda è stata un'esperienza per farne un'altra più bella.
Zan, a te, Juan. Ha un film che ci ha meravigliato per la fiducia che ha nel cinema. Auguri. Thank you very much.